oggi un nuovo video e questo è un video che ho deciso di fare dopo aver visto il video di Ale Hilton, che se non la seguite mi raccomando andatela a seguire, vi lascio giù i suoi riferimenti e se riesco e se mi ricordo anche qui sopra. Comunque lei ha fatto un video appunto sulle sue prime impressioni barra recensioni dei prodotti di Anastasia Beverly Hills, che è un brand che io già conosco da anni, che però è arrivato dopo anni anche in Italia e in particolare è arrivato sul sito di Sephora e in store selezionati di Milano e Roma, però dal 14 giugno sarà disponibile anche in tutti gli altri store. Quindi ho pensato di farvi questo video anche vedendo il suo video per darvi tutte le mie opinioni sui prodotti che ho di Anastasia Beverly Hills, perché appunto alcuni già li ho provati mentre altri sono ancora intatti perché avevo deciso di aspettare, perché ho anche altri prodotti di queste categorie, però visto che ci siamo e che lo trovo molto utile ho deciso appunto oggi di provarli con voi e dirvi cosa ne penso. Io comunque in generale vi consiglio di aspettare il 14 giugno e di vedere bene i prodotti dal vivo, perché non c'è cosa migliore per quanto mi riguarda. Comunque ora vi dico i prodotti che ho. Allora, in primis ho la Modern Renaissance, sempre di Anastasia Beverly Hills, che è una palette appunto e da quello che potete vedere è ovviamente molto utilizzata, infatti di questo già ho la mia opinione. Di palette attualmente sul sito ce ne sono tre, c'è appunto questa che è la Modern Renaissance, c'è la Soft Glam che è una palette comunque bene o male su tutti i toni nude, però secondo me più freddi, mentre questa è più calda, e poi c'è quella più particolare che è la Subcultor, non so come si dica, lo sapete che io e l'inglese siamo due mondi a parte, che invece è quella con un ton, con dei toni un po' più pazzerelli. Poi altro prodotto che io ho è questo, che è il contour kit, il famosissimo contour kit di Anastasia Beverly Hills, è così famoso che infatti è stato il mio primo acquisto. Il contour kit esiste, vabbè, in tonalità diverse, io ho preso la light to medium. Anche questo, come potete vedere, è tantissimo utilizzato, questo ce l'ho come la palette da anni, e di questo esiste anche la versione in crema che però io non ho, perché comunque le creme non le uso moltissimo per quanto riguarda il contouring. Poi ho il Gleam Glow Kit, che però questo è venduto per il momento in altre due tonalità, questo non è reperibile, secondo me fra tutti è il migliore, almeno è quello che ha le tonalità secondo me per pelli chiare migliori, o perlomeno delle tonalità che a me piacciono, ma è disponibile nella tonalità Sugar Glow Kit, che anche quella secondo me è bellissima, costa 47,50€, e poi è disponibile nella tonalità Glow Kit Sun Deep. Secondo me quella palette di illuminanti è più per pelli comunque medie e scure. Comunque la palette invece questa qua costa 49€ e il prezzo del contour kit sia in crema che in polvere è di 48,50€ l'uno. Poi altro prodotto che ho è il fondotinta, questo si chiama Stick Foundation, è disponibile in tantissime tonalità e il prezzo di questo è di 28,50€, e questo lo andremo a provare per la prima volta perché io non l'ho mai aperto. E poi ho preso anche questo che è famosissimo, è la Deep Brown Pomade, ossia appunto la pomata per sopracciglia nella colorazione taupe, che dovrebbe essere ideale per bionde. Questo costa 22,50€, quindi insomma alla fine non è proprio pochissimo ma neanche troppo, ha 4 grammi ed è disponibile davvero in tantissime tonalità. E l'ultimo prodotto che deve ancora arrivare sul sito di Sephora, spero arrivi presto, è il correttore di Anastasia Beverly Hills. Io ho la tonalità 05, che purtroppo l'ho sbagliata perché appunto acquistando online questa è una pecca, però comunque vi dico già che è un prodotto che io amo alla follia, peccato per la tonalità sbagliata. Comunque di tutti gli altri prodotti che ancora non ho comprato del sito di Sephora non mi ispira granché nulla, vorrei solo provare un liquid lipstick, un rossetto liquido, ma avendone tanti insomma non l'ho preso. E poi la palette invece Soft Glam, che secondo me si sposa benissimo con le tonalità che a me piacciono. Comunque direi di partire subito e parto dagli occhi, vado a mettere un primer di Too Faced, ma non perché la palette, le polveri di Anastasia necessitino, ma semplicemente perché io mi trovo molto
molto meglio, perché comunque non si sa mai se piove, se lacrimo, almeno durano, ma in realtà sono polveri che per quanto mi riguarda, sul mio tipo di occhio, di palpebra, durano tranquillamente anche senza appunto una base. Comunque sì, allora io farò da un occhio un trucco tra virgolette naturale, riferito appunto al mio concetto di naturale, dall'altro magari provo ad utilizzare quest'altra parte che, devo essere onesta, li ho utilizzati ma solo nell'esterno, non ci ho mai fatto un trucco, quindi vediamo che ne esce fuori. Quindi iniziamo da quest'occhio, dove utilizzerò comunque tutti i colori nude, e vado a prendere Burn Orange e lo vado a mettere nella mia piega dell'occhio per appunto andare a ricreare un po' il concetto di profondità. E adesso lo vado a sfumare con uno dei pennelli che non è tra i miei preferiti, nel senso che sì, lo utilizzo, però diciamo non è il mio pennello ideale, però è per farvi vedere che comunque la polvere, nonostante il pennello non sia ottimo, si sfuma abbastanza facilmente e diventa subito molto omogenea. E poi, come avete potuto vedere, non ha fatto assolutamente nessun tipo di fallout, nonostante io non abbia sbattuto appunto il pennellino. Comunque qui c'è un po' da perderci tempo, e per quanto mi riguarda solo questa parte fa un po' di fallout, ecco, per il resto quelli chiari a me non fanno fallout. Comunque io tanto trucco quasi sempre gli occhi per primi, quindi anche se le polveri fanno fallout non è che me ne frega più di tanto, l'importante è che sono pigmentate e a lunga tenuta. Adesso vado a prendere questo qui leggermente più scuro, che è Rose Sienna, e lo metto nella parte diciamo esterna per appunto fare, per chiudere diciamo l'occhio, ecco, faccio la mia C, come si può chiamare, e lo vado appunto a stendere così. Poi ovviamente anche questo lo vado a sfumare e ne metto un po' anche nella piega per creare diciamo un po' uniformità, ecco, per non passare da un colore a un altro nettamente senza un senso logico. E anche qui vabbè c'è il passaggio della sfumatura. Adesso con un pennellino piatto vado a prendere il mio colore preferito della palette, che è Primavera, ed è un colore oro bellissimo. Questo potete applicarlo sia da asciutto che da bagnato, e comunque anche questo non fa fallout. La cosa comoda di questa palette è anche lo specchio, che potete appunto utilizzarlo per truccarvi, l'inserto per il pennello, che io solitamente li levo e li metto insieme a tutti gli altri pennelli, quelle delle palette, però se appunto siete in viaggio, insomma in generale, e vi serve magari un pennellino, qui c'è la sezione apposita e la trovo molto comoda come cosa. E poi in generale meglio ricevere un pennello in regalo che nulla, ecco, solo la palette. Comunque come potete vedere quest'oro è davvero molto pigmentato, fa una luce immensa, e come potete anche notare non fa fallout e cambia completamente il make up. Cioè a me piace un botto, ragazzi, sono patita per questo ombretto, infatti è quello più utilizzato. Adesso vado a mettere Cyprus Amber nella parte esterna. Questo vado a sbattere il pennellino perché, essendo un colore scuro, è tra quelli che fa fallout anche appunto appena lo prendete, e lo vado a mettere nella parte esterna per andare un pochino ad intensificare diciamo e per renderlo un po' più armonioso. Boh, non lo so, in generale lo faccio questo passaggio perché mi piace molto di più l'occhio, ecco, però si può benissimo saltare. E ne metto proprio una puntina anche nella piega, giusto per renderlo più uniforme. E mo vado a sfumare. Adesso prendo l'unico colore perfetto secondo me per l'arcata tempera, che è molto polveroso, o comunque con questo pennello è sicuramente polveroso, e lo metto per l'arcata, ed è un colore perfetto secondo me perché è opaco, ma un opaco molto luminoso, quindi comunque fa risaltare l'arcata e completa nettamente il look. E questo diciamo è il look easy che ho realizzato con questa palette. Adesso andiamo a quest'altro occhio. Ovviamente mi
sto sbrigando, quindi se non è sfumato alla perfezione non è perfetto, è semplicemente perché voglio farvi vedere più colori applicati. E allora da quest'altro lato vado a prendere questo colore, che è un colore diciamo mauve, un po' più sul violaceo, che si chiama Buon Fresco, e lo vado ad applicare nella mia piega dell'occhio, come ho fatto diciamo per l'altro passaggio, solamente che questa volta lo faccio con i toni un po' più del malva diciamo. Comunque adesso lo sfumo, e come avete visto anche questo non fa assolutamente fallout. Poi prendo l'Hop Letter, sbatto il pennellino perché anche questo è leggermente polveroso, e lo metto all'esterno dell'occhio e anche ovviamente nella piega. Anche qui, come potete vedere, la pigmentazione c'è, è impressionante, e sbattendo il pennello non ho nessun tipo di fallout, e come sempre adesso si sfuma. Per quanto riguarda la palpebra mobile, vado a prendere Vermeer. Volevo metterci uno di questi, però non mi sembra il caso, e rimango diciamo con la prima parte naturale anche in questo caso, solamente con i toni un po' più del malva, per farvi anche vedere, wow questo è stupendo, me l'ero tipo dimenticato, per farvi vedere anche che ci si possono fare dei look tra virgolette naturali ma anche particolari allo stesso tempo. Poi vado a prendere Antique Bronze, che è tipo di base opaca però ha tipo delle perlescenze, e lo vado a miscelare con appunto Vermeer, e ovviamente porto un po' il prodotto verso l'esterno. Adesso prendo Venetian Red e disegno la mia parte esterna così come l'avevo disegnata per l'altro occhio. E anche questo, che è un colore scuro, come potete vedere non ha fatto fallout. Adesso è arrivato il momento della sfumatura. Ok, ho completato gli occhi mettendo il mascara e l'eyeliner, che ovviamente non vi ho fatto vedere perché tanto non ho di Anastasia, e direi di passare al resto del viso. Per quanto riguarda il primer, io metto quello di Too Faced L'Hangover, che io adoro perché è tipo una sorta di cremina super idratante, poi questo l'ho testato con diversi fondi e si comporta benissimo, anche perché non ho il primer di Anastasia, ma se non erro non è stato proprio creato. E adesso vado a prendere lo stick foundation, che è proprio la prima volta, infatti se vedete è proprio in tonso, che lo applico. Questo è nella tonalità porcelain, che se non erro dovrebbe essere la più chiara. Ora ovviamente la sfiga vuole che ieri sia andata al mare, di conseguenza sicuramente è più chiaro del mio tono di pelle, però vabbè, io l'avevo comprato per l'inverno. Allora, le prime impressioni sono che lo stick è abbastanza duretto. Ok, poi vediamo se ne serve altro, però la cosa che adoro è che comunque gli stick fanno sì che voi lo applichiate proprio nella zona che vi interessa, quindi se magari volete anche farci un contouring prendendo un fondo più scuro, perché Anastasia fa veramente tutte le tonalità possibili e immaginabili per pelle sia chiare che scure, potete tranquillamente farlo. Io utilizzerò la blender, quella di Rihanna, per andarlo a stendere, e mi sbrigo anche perché sembra abbastanza secco e quindi non vorrei che mi rimane così e sembro un indiano. Allora, prima impressione tipo bocciatissima, perché non copre nulla, cioè pare tipo acqua fresca. A parte, vabbè, mamma mia, faccio impressione perché sembro un cadavere, però ragazze, purtroppo io ho solo questa tonalità invernale, però vabbè, ce la faremo piacere. E cioè, io non so se voi lo vedete, ma ho praticamente il naso rosso. Qui c'è il brufolo che, come potete vedere, è rimasto, quindi boh, vabbè, non mi sta piacendo. Anche qui il brufolo sulla fronte non è coperto, quindi dovrò fare tipo 3000 passate. Vado con la passata numero 2 e provo, anziché tirarlo, a tamponarlo, e vediamo se è meglio. Comunque faccio veramente impressione così bianca. Ok, adesso lo andiamo a picchiettare senza trascinarlo e vediamo se cambia. Allora, il neo si vede, il brufolo si vede, quindi la situazione, e poi qua se non tirate, ragazze, niente, non viene steso in maniera uniforme, ma rimangono tipo le striature. Ok, la fronte forse è l'unica che può andare, perché non avendo grandi imperfezioni
Va bene così, comunque sembro tipo una cera. Vabbè. Ma il naso è rimasto rosso. Quindi io lo vado a riapplicare per la terza volta sul naso, qua sulle guance perché ancora non è venuto coperto, e sul naso e anche sul brufolo. E basta. E provo a stenderlo con un pennello flat, che comunque il pennello flat si sa che dà più coprenza. Ok, vediamo se questo naso per la terza volta viene coperto. Allora, il brufolo è scomparso, il rossore sul naso ancora c'è, però io direi di non proseguire l'applicazione, sennò dopo divento tipo un mascherone, già sembro una bambola di cera. Comunque sia, lo sento molto appiccicoso e quindi non è di quelli che si fissa, ma va assolutamente fissato con una cipria. Per quanto riguarda la coprenza, secondo me è media tendente al basso, non è media alta. Ok, adesso vado ad applicare il concealer che io amo, già ve lo dico, questo dura tutto il giorno e copre di tutto. Anche questo però l'ho preso chiaro, cioè già per me è chiaro l'inverno, figuratevi adesso, però è una coprenza totale ed ha una consistenza che sì, è cremosa, mamma mia, lo metto anche sul naso comunque, ma niente, non appiccica. Raga, il fondotinta mi sta facendo veramente un po' schifo. Comunque, niente, dicevo, ha una consistenza davvero buona per essere un correttore comunque così, e ha una coprenza elevata, ma allo stesso tempo non si infila nelle pieghe. E io lo definirei comunque ad alta coprenza, coprenza quasi totale. Tutto ciò, il fondotinta già sta andando via nelle zone dove ho steso il concealer. Non so se lo vedete, ma qua sotto praticamente è andato via. Infatti adesso io vado a fare il contouring, direi di settare tutto con una cipria prima che mi porta via il foundation. Comunque per me, cioè ve lo dico, in prima impressione negativa. Adesso andiamo a provare il contour kit. Da un lato applico questa qua e come potete vedere pigmentazione top, e poi anche sfumabilità, cioè ragazzi è già tipo sfumato, zero polverosità come potete vedere, zero fallout, cioè queste polveri sono davvero fantastiche. Poi ovviamente a seconda dell'effetto che più vi piace potete andare a sfumarlo. E poi da quest'altro lato applico il primo colore, ma volendo c'è anche quella comunque calda, a chi piace. E anche questa secondo me è perfetta per fare il contouring, anche questa si sfuma bene, cioè è veramente bellissima. Come blush io non ho acquistato nulla di Anastasia, ma se volete sul sito di Sephora c'è. Quindi vado a mettere uno dei miei, ne metto poco poco perché questo è luminoso, è Petal Power di MAC, se vi interessa. Io adoro i blush luminosi, soprattutto d'estate. Ah, scusate, del Glow Kit c'è anche questo giallo banana per fissare, e questi due che io utilizzo come illuminanti soprattutto per l'arcata, per il naso, l'arco di Cupido, perché comunque sono luminosi ma matte, quindi non mi piacciono come illuminante per le guance. Se volete potete utilizzarli anche come cipria, ma a me non piacciono, li utilizzo quindi così. E per quanto riguarda gli illuminanti, da una parte uso Crush It Pearl, io utilizzo questo pennello qui di Real Techniques che è appunto il setting brush che mi piace tantissimo, e a me questi illuminanti fanno impazzire. Guardate che luminosità, cioè pazzesca. Ora non so se dalla videocamera si vede, ma vi giuro che dal vivo è qualcosa di wow. E poi la cosa figa è che comunque cioè aderisce, dà proprio l'effetto bagnato, e potete utilizzarli questi anche da bagnati. E dall'altra utilizzo lo Starburst, che è un po' più sul rosa, quindi si sposa meglio, cioè guardate, ciao, con appunto il trucco realizzato per gli occhi. Poi a me perché piace l'effetto pataccone, se no ovviamente voi potete sfumarli. Poi vabbè, sulle labbra ho messo al volo un attimo un gloss perché non ho nulla di Anastasia. E torniamo agli occhi e in particolare alle sopracciglia, vediamo insieme la pomata. Allora, le pettino un secondino. Ok, è molto cremosa, infatti cioè il pennello proprio affonda, diciamo. Sembra quasi un correttore.
Infatti la versione, cioè la parola pomata è proprio azzeccatissima, è super coprente. Mamma mia, l'amo, eh. Cioè fa tipo le sopracciglia di un effetto tatuato, poi è facilmente svendibile, copre qualsiasi buco, adoro. E il colore tra l'altro sembra anche giusto, eh? Il fatto che è così cremosa mi piace perché questo fa sì che comunque, a parte dura proprio di più secondo me il prodotto, perché un prodotto che di base è più cremoso rispetto a quelli un po' più secchetti tipo il Mulac o il Nabla, fa sì che appunto la crema resiste di più. Ma poi questo è proprio più facile da stendere perché scivola proprio sulle sopracciglia. Poi vabbè, adesso ho fatto un po' le sopracciglia da orco, ora sfumo. Però, cioè, le amo, amo, amo. E poi il packaging del prodotto è super, super figo, elegante. Allora, cosa vi consiglio? Allora, come voto gli do 10 alla pomata per le sopracciglia, anche se ovviamente vi ricordo che sono prime impressioni perché l'ho appena provata, però per il fattore che è molto cremoso, quindi cioè, penso durerà tanto nel tempo ed è molto utile soprattutto a chi è makeup addicted come me, che è piena di prodotti. E perché come vedete si sfuma benissimo, fa un tratto super wow, copre qualsiasi tipo di buco, è veramente perfetta. E un bel 9 solamente perché alcune polveri sono un po' polverose alla palette che vi straconsiglio. Infatti andrò sicuramente a provare la Soft Glam perché se ha la stessa qualità la amerò. L'unica cosa, non la prenderò da Sephora perché non si può applicare nessuna scontistica, mentre su altri siti come Cult Beauty e Beauty Bay molto spesso fanno il 20, il 25, che si applica su tutte le marche, anche su Becca, insomma qualsiasi altro brand rivendono quei siti. Quindi questo 9,5. Do 9 anche al correttore. E tra l'altro questi siti hanno anche le spese gratis. Do 9 al correttore perché è fantastico, consistenza perfetta, duratura, copre di tutto, non si infila nelle pieghe. L'unica cosa scomoda, diciamo, di questo prodotto è che comunque è un pot, quindi per i ritocchi in giro, ma anche da applicare, è un po' scomodino rispetto ai classici pennelli con l'applicatore, che io li prediligo perché riesco proprio ad andare nelle zone di precisione. Comunque è un ottimo, ottimo prodotto. E poi adoro il fatto di questo pot che è opaco e sembra vetro, in realtà è plastica dura, quindi anche se questo casca non si rompe ed è utile perché a me i correttori cascano tutti. Poi per quanto riguarda la qualità delle polveri, anche di questi due set non posso che dare un 10, però gli do un 8/8,5 in quanto comunque non sono molto pratiche, non sono prodotti che utilizzo nell'uso quotidiano, ma sono quei prodotti che mi riservo magari per un weekend, quindi appunto gli do un 8 solo per questo, perché comunque i kit ad esempio come questo, si sa che ad esempio questi due, cioè li uso tanto per usarli ma non sono tra i miei preferiti, adoro più che altro le e questo qua che è perfetto per fissare il correttore perché va proprio ad illuminare il contorno occhio. Io, avendo utilizzato un correttore già luminoso e già molto più chiaro del mio viso, non sono andata a picchiettarlo, però è proprio giallo tipo un po' alla banana, quindi è ovvio che illumina. Però ecco, le polveri e la qualità è da 10. Stessa cosa questo, di questo kit mi piacciono praticamente 3 illuminanti su 4, mi piacciono questi 3, anche questo è molto bello, assomiglia molto a quello di MAC, che non mi viene il nome, è famosissimo, Soft and Gentle, è proprio bello bello bello, infatti è perfetto secondo me un po' più per l'estate quando uno si abbronza, mentre questi sono perfetti per pelli chiare, diciamo un po' tutto l'anno. Mentre questo qua non mi piace perché è tipo trasparente ed ha delle iridescenze tipo sul rosa, bluetto, ma non ha una base diciamo super super pigmentata, quindi è più trasparente, infatti lo potete vedere anche voi stesse rispetto a quest'altro che si vede, questo è proprio trasparentino. E come avete visto comunque, cioè, non è che ho fatto una passata, questa è la terza e il risultato non cambia, quindi anche di questo diciamo c'è un prodotto, ecco, che non uso, che non mi piace, è un po' la pecca dei kit. Però per quanto riguarda il prezzo sicuramente sono molto più convenienti, perché presi singolarmente magari uno vi sbattono 20 euro, 30 euro, mentre con 49, se non erro 47, vi siete fatti tutto il kit, quindi comunque recuperate diciamo i prodotti che non utilizzate. Sto gloss fa schifo, so che non c'entra niente ma lo sto odiando. E l'ultimo prodotto di Anastasia, che boccio per quanto mi riguarda, almeno per queste prime impressioni, poi ne parleremo più avanti quando lo proverò meglio, è praticamente il fondotinta, perché a parte il naso
ancora rimane rosso, non è coperto, ma poi in generale, come avete visto, per avere una copertura direi media, ho dovuto fare tre passate, il neo si vede ancora, il brufolo grazie a Dio no, il brufolo in fronte sì, poi si sta già tutto piegando, ho già tutte le rughettine, anche qua ai lati della bocca con un po' il contorno labbra secco c'ha già tutte rughettine, quindi cioè non è passata neanche mezz'ora e già mi sta segnando ed è una cosa che ovviamente odio. Quindi per me questo rimane un bocciato e poi come avete visto non è coprente né con un pennello flat né con una blender, quindi cioè boh, non lo so, non mi piace. L'unica cosa che adoro è che lo stick posso applicarlo nelle zone dove mi pare, ma praticamente cioè a me non è piaciuto. E poi sapete che io non ricerco un'alta coprenza perché comunque grazie a Dio non è che ho tutte queste imperfezioni, però se neanche mi uniforma, insomma, alla terza passata è un po' greve la cosa. Detto questo, niente, vi mando un grosso bacio, spero che questo video vi sia stato utile, vi abbia comunque tenuto compagnia e vi abbia fatto una panoramica generale del brand Anastasia. E niente, se vi è piaciuto, vi è stato utile, mi raccomando, like, e noi se vi va ci rivediamo alla prossima, ciao!